Ci ritroviamo al Palacalafiore, per una volta in questo ruolo atipico di padrone di casa all'interno di un corso nazionale, il corso di istruttore nazionale giovanile. Ben trovato, coach Tripodi. Innanzitutto i feedback da parte di tutto il resto dello staff sono più che entusiasmanti, sia per lo scenario, per la città, sia per il lavoro intenso, molto intenso che state svolgendo. Volevo una tua piccola analisi su questo piccolo traguardo anche per il basket di Calabria. Intanto buonasera a tutti, questo mi fa piacere, io non ho sentito le interviste, quindi non ne ho parlato nemmeno con i colleghi, fa piacere se si sono ritrovati in un ambiente che ha voglia, un ambiente che ha voglia di emergere, di recuperare, ritornare un po' a quell'entusiasmo di una volta, perché senza l'entusiasmo che è alla base di tutto, poco puoi fare. Stiamo lavorando ormai da più di 10 giorni. Incessantemente sul campo, sia la parte teorica che la parte pratica, come del resto si fa ogni anno. Quest'anno in modo particolare, veramente da apprezzare ed elogiare il ruolo e le competenze di Antonio Bocchino, che ha semplicemente, voglio dire, sai quando le cose difficili le riesce a rendere più facili e più comprensibili. Ecco, lui è stato bravo, bravo in questo, come tutti gli altri colleghi a supportarlo, sia durante le lezioni che durante i tirocini. Vorrei ringraziare a nome di tutti i colleghi, di Antonio, dei dirigenti, dell'operato del comitato, soprattutto partendo dal presidente, che non ha messo di lato le sellette, è diventato un uomo tuttofare, dall'accompagnare all'aeroporto il singolo relatore o al preoccuparsi della mancanza dell'acqua. Voglio dire, veramente è stato encomiabile. Lui, come tutti, con i suoi uomini, e mi riferisco a Andrea Cimino, mi riferisco a Fofo, mi riferisco anche a Mimmo Lucera, tutti quelli che stanno lavorando un po' dietro le quinte per rendere questo corso appetibile a tutti, evitando un po' quelle che possono essere le piccole difficoltà. Ci eravamo lasciati qui in preparazione al trofeo delle province che abbiamo vissuto molto molto intensamente. È stata una lunghissima giornata di pallacanestro, io la sto scaglionando facendola rivivere a tutti gli sportivi che seguono Reggio Calcio. Volevo adesso a bocce ferme, tirando una bella linea, un tuo bilancio su una manifestazione che secondo me serviva come l'acqua fredda d'estate, insomma. L'acqua fredda d'estate a volte fa male, però, E vabbè, perché presa in piccole dosi non nel fa male, senso sì. che se è troppo ghiacciato e tu sei troppo accaldato, allora c'è il giusto mix di Sì, temperature. sì, sì. Allora io dico, bella la tua battuta, sicuramente è stato un qualcosa che ha rianimato, però non basta. Noi abbiamo presentato un qualcosa e adesso questo qualcosa deve essere sviluppato. Cioè, abbiamo dato un po', non le linee, ma fatto capire che forse non dobbiamo fare più le selezioni, o almeno in parte, ma dobbiamo cercare di coinvolgere più gente possibile, più allenatori possibili, più dirigenti possibili. E uno dei motivi per cui ho pressato assieme al presidente di organizzare sul Regio una manifestazione così importante come il corso di istruttore giovanile è proprio per far sì, stimolare gli allenatori locali a venire a seguire i corsi. Quindi noi abbiamo avuto l'ok da parte della federazione, ci ha permesso di poter invitare gli allenatori gratuitamente, perché queste cose si pagano anche Sì. gratuitamente, come uditori. C'è Risposta? stata Risposta? risposta, te la darò alla fine te la do adesso, magari voglio pensarci bene. Qualcuno è venuto, forse mi aspettavo qualcuno in più, sai, le cose. Ci vuole tempo per partorire e renderle, capito? Sì, ma Magari. secondo me anche per fidelizzare chi magari si era allontanato e sta tornando piano piano, anche perché per tanti è un lavoro al 100%, per altri purtroppo è semplicemente un hobby. Farsi chilometri per arrivare a Reggio Calabria molto spesso può diventare anche complicato, eh. Ma il problema è che sì, è chiaro che da Catanzaro, da Cosenza o da altre parti distanti,
è quasi impossibile poter essere giornalmente qui a seguire corsi, magari ci vieni un giorno, però non ci vieni l'altro. Mi riferisco però agli allenatori anche locali del posto, insomma, perdere un'occasione dove vengono presentati tutti i moduli della pallacanestro, di tutta l'attività giovanile, ma che potrebbe anche interessare quella senior, partendo dai 12 anni e finendo ai 19 anni. La differenziazione del lavoro che si fa con lo stesso argomento, come si prepara un uno contro uno a livello di 12 anni e a livello di 19 anni, questo è veramente oro colato per chi sta ad ascoltare, perché a volte noi abbiamo il pessimo vizio di fare un tutt'uno e lavorare come se fossimo una prima squadra. Sì, si lavora su quel modello, ma differenziando gli interventi. Poi insomma, li abbiamo intervistati un po' tutti, da Gigi Lamonia, che è il commissioner del basket arbitrale italiano, un arbitro internazionale, è come se arrivasse per fare capire chi ci segue, è come se arrivasse insomma, La moglie. il Michael Jordan dell'arbitraggio a Reggio Calabria, non è una cosa da poco, e con tutti i dovuti, chiaramente, le metafore del caso. Poi non ci dimentichiamo, Tonia Bonacci, la Tonia psicologa, Bonacci, è il il metodologo, metodologo, il il coach, lo staff preparatore di ex fisico. di Ettore Messina e di Gianmarco Pozzecco Interessantissimo, all'Olimpia eccellente. Milano. Insomma, gli argomenti ci sono, penso che i corsisti si stiano trovando anche abbastanza bene. È faticoso superarlo. Ma è stato veramente allucinante, soprattutto i primi giorni che c'era un caldo bestiale, e per motivi diciamo organizzativi, perché c'è stato qui un impedimento con la luce, c'è stato un Sì. gran calo di. Siamo stati costretti a passare una mezza giornata allo scatolone, credimi, veramente è stato allucinante, cioè non ci si poteva stare. E io ho avuto questo forse è il 25° anno che faccio questi corsi, comunque da 20 anni in su. E non ho mai visto un gruppo di ragazzi così coeso, così non lamentoso, disponibile, sempre in campo, educati, veramente è una cosa che mi ha sorpreso. Di solito la testa matta la trovavi sempre. Quest'anno avevo intravisto qualcuno guardando, ho detto quello lì magari sarà poi, tu Pericoloso. hai anche capito, però ti dico invece mi ha. Sì, io ho Sono capito. rimasto. Ci No, 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 mi siamo nomini. guardati, forse ci siamo capiti da soli, ma dov'è l'Ene l'anno prossimo? Abbiamo qualche novità? No, io spero di poter allenare perché mi piace allenare. Faccio questo come formatore, penso che forse un minimo di possibilità qualcuno me la dia da allenare. Ma non, fino adesso non. E non è facile perché non è che ci sono tante squadre. Capito? La voglia di farti la valigia di cartone e ripartire nuovamente non ce l'ho più, ti dico, perché è una cosa che la puoi fare questo a 30 anni, come magari sono contento Francesco di andare a C'è un Livorno, grande in bocca al lupo a Coach Barilla. Sì. certo, chiaramente, ma farà bene per come lo conosco, e vabbè, a quell'età sì, puoi fare determinate scelte, adesso no, adesso magari preferisci fare un tipo di lavoro differente. Indipendentemente se è senior o se Come è è. doveroso che sia, Coach Tripodi sta mascherando perché qualcosina si sta muovendo. Io chiaramente ho la pagina digitale pronta, quindi preparatevi a qualche. Speriamo, qualcosa di intrigante e significativo. Quindi vi faccio un grande in bocca al lupo e ci vediamo prestissimo. Come sempre tu sai le Sì, prima cose. di Ok, poi me le spieghi perché almeno le voglio sapere pure io. te. Ciao Gianni, alla prossima.